Cari amici, sono Pai. Oggi continuiamo a raccontare l'antica Via della Seta e parliamo del periodo dopo il crollo della dinastia Han. Questo periodo, che va dal 220 al 589 Cristo, è un periodo caratterizzato da dei caos, come abbiamo accennato, causati dalle guerre tra i piccoli regni e stati nel territorio cinese. Paradossalmente, in così un periodo caotico, l'antica Via della Seta vide anche un'ulteriore crescita. Il motivo principale della paradossale rapida crescita dell'antica Via della Seta in questo periodo caotico fu per l'introduzione in Cina delle tecniche produttive avanzate di navi. Secondo quanto registrato dalle fonti antiche cinesi, in questo periodo, nell'Asia sud-orientale, c'era un tipo di nave di 7 vele che arrivava a Roma in solo più di un mesetto. Poi c'erano anche altre navi straniere registrate nelle fonti antiche cinesi con una capienza di 600-700 persone. A questo punto la Cina iniziò a imparare queste tecniche di produzione e riuscì a costruire una nave che poteva caricare addirittura più di 1000 tonnellate di seta. E questa nave made in China era anche più veloce, con cui dal porto di Guangzhou a Sumatra ci volevano soltanto soli 50 giorni. A questo punto Guangzhou diventò il primo porto per il commercio internazionale di seta tra la Cina e gli altri paesi, e tra le sue principali destinazioni figuravano Roma, India, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Kashmir, Penisola Malese, Isola di Giava e Sumatra. Alla prossima!